prima di vedere le leggi di Mendel è importantissimo cercare di capire che cosa sono i caratteri mendeliani, perché Mendel utilizzò proprio questi caratteri per fare i suoi esperimenti. Che cos'è un carattere? Immaginiamo il colore degli occhi, oppure il colore dei capelli. Il colore degli occhi e il colore dei capelli sono dei caratteri. Io posso avere i capelli chiari, posso avere i capelli scuri, posso avere gli occhi chiari o gli occhi scuri. Quindi il colore dei capelli e il colore degli occhi è presente in varianti. Ci sono delle varianti chiare e delle varianti scure di quel determinato carattere, quindi Mendel cercò di analizzare dei caratteri, delle caratteristiche, giustamente non di una persona ma di un organismo che era facile da coltivare, facile da trattare, facile da poter replicare, eccetera, e quindi utilizzò il pisum sativum. Quindi lui si occupò dei caratteri della pianta del pisum sativum. Questo è importante da ricordare, il primo concetto. Lui analizzò il pisum sativum e le caratteristiche correlate al pisum sativum. Quindi, una volta capito questo, che cosa fa Mendel? Mendel seleziona dei caratteri da questa pianta e ne seleziona 7. Questi 7 caratteri, che vengono detti anche caratteristiche, hanno la caratteristica fondamentale di essere presenti in due forme alternative. Quindi Mendel considerò determinati caratteri presenti in forme alternative. Queste forme dovevano essere facilmente distinguibili per i suoi esperimenti, e quindi Mendel si occupò delle caratteristiche del seme, delle caratteristiche dei fiori, delle caratteristiche del bacello e delle caratteristiche dello stelo. Quindi utilizzò il pisum sativum analizzando le caratteristiche delle sue varie strutture. È molto importante per i test di ammissione conoscere quelle relative al seme, perché tutti gli esempi che si fanno sono spesso relativi al seme, soprattutto al colore del seme, quindi è importante sicuramente conoscere le caratteristiche. Quindi, come abbiamo visto, noi abbiamo preso in analisi vari caratteri presenti in forme alternative e qua c'è uno schema che li rappresenta. Allora, fondamentalmente per quanto riguarda il seme, lui prese in considerazione il colore della superficie, la superficie, quindi come appariva la superficie, e poi il colore del seme. Per quanto riguarda il colore della superficie, come si può vedere in questa immagine, poteva essere di colore per esempio grigio, quindi il rivestimento grigio oppure bianco, la superficie poteva essere liscia oppure rugosa, e il colore poteva essere giallo-verde. Questo è il classico esempio, giallo-verde. Poi analizzò il colore dei fiori, quindi colore bianco o colore porpora. Poi prese in considerazione il bacello, che poteva essere un bacello pieno o irregolare, oppure un bacello verde o giallo. E poi prese in considerazione lo stelo, che poteva essere lungo o poteva essere corto. Quindi queste sono le caratteristiche più importanti. Quindi in questo video abbiamo capito che Mendel, per i suoi esperimenti, utilizzò i caratteri del pisum sativum. Questi caratteri erano presenti in due forme alternative facilmente distinguibili, e su queste caratteristiche Mendel basò i suoi studi e i suoi esperimenti, cercando di capire come queste caratteristiche venivano trasmesse alle generazioni. Nei prossimi video cercheremo di capire altri dettagli importanti prima di affrontare le leggi di Mendel. Anche per questo video è tutto. Se il video ti è piaciuto metti un mi piace, iscriviti per rimanere aggiornato appena carico nuovi video, visita il mio canale dove troverai tutti i video organizzati in playlist per studiare meglio, inoltre visita la mia pagina Facebook dove pubblico delle simulazioni utili per esercitarsi. Ti aspetto al prossimo video, ciao, a presto!